Sono Paolo Pichizzolu, sono responsabile del Customer Service di Siemens Mobility, che è la società del gruppo Siemens che si occupa di mobilità ferroviaria. Gestisco un team di persone distribuito in una serie di depositi in Italia, più un team abbastanza numeroso qua a Milano che si occupa, diciamo, della parte di staffing più centrale. Uno dei momenti sicuramente più difficili nella vita familiare è stato quando è nata la mia terza figlia e purtroppo non era più conciliabile la vita di due genitori lavoratori e tre figli piccoli. Abbiamo dovuto prendere una scelta molto dolorosa che è stata uno dei due avrebbe dovuto abbandonare sostanzialmente il lavoro. Come purtroppo spesso capita, per ragioni puramente economiche, la scelta è capitata sulla madre, quindi sulla mia compagna, ed è stato un momento molto difficile da gestire, che ancora oggi è un momento difficile da gestire perché il rientro nel lavoro dopo molti anni, nel frattempo ho avuto anche la quarta figlia, al lavoro per una donna che, diciamo, smette di lavorare nel momento cruciale della carriera, il rientro dopo 4, 5, 6 anni è molto complicato e spesso non riesce del tutto. Avendo vissuto esperienze come queste, sicuramente ti rende molto più sensibile a molte tematiche, sia come persona in sé, ma ovviamente anche come manager. Come manager c'è una responsabilità in più, sicuramente, che gestire le persone significa anche capire come gestire, diciamo, come combacia la vita personale con la vita professionale delle persone. Grazie a alcuni strumenti, tra cui lo smart working è fondamentale, riuscire anche a capire come si può lavorare in maniera differente. E essere genitore, sì, cambia molte cose, ovviamente per la parte personale è facile da capire, la parte professionale ha secondo me un altro, comunque un grande impatto. Oggi è per me più facile capire, diciamo, le difficoltà di far combaciare la vita personale con la vita professionale e sicuramente si imparano anche molte cose. Si capisce che le esigenze delle singole persone, e non parlo solo di genitorialità, parlo in generale della vita personale di tutte le persone, non sempre sono così chiare, comprensibili e nella disponibilità, diciamo, della sfera professionale. Anche la leadership sicuramente, o lo stile di leadership è molto cambiato. Abbiamo cambiato la modalità di erogare il nostro lavoro, no? Oggi le persone lavorano per obiettivi, sono libere di organizzarsi in termini di tempo, di modalità di lavoro, di luogo di lavoro. La leadership per forza di cose è cambiata. Oggi noi, diciamo, coordiniamo una serie di persone che perseguono dei singoli obiettivi che poi confluiscono tutti nell'obiettivo generale. Quindi oggi effettivamente questa dinamicità nella leadership è un fattore che è inevitabile. La dinamicità che ha colpito il mondo del lavoro, la rivedo, diciamo, nella stessa maniera nella vita privata delle persone, no? Si sentiva spesso parlare di famiglia tradizionale, di un mondo in cui il padre lavorava, e la madre si occupava dei figli della famiglia. Questo è un mondo che è nei fatti, insomma, non esiste più. Credo che oggi abbiamo la possibilità, una maggiore possibilità di conciliare il mondo del lavoro e il mondo familiare. I ruoli non sono più gli stessi, e io sono fermamente convinto che il vero cambiamento culturale che ancora deve avvenire è quello dei padri, perché sono i padri la chiave di questo cambiamento, perché solo se i padri, diciamo, si faranno carico, della gestione della vita familiare insieme alle madri, allora otterremo due cose sicuramente. La prima cosa di avere dei figli più consapevoli rispetto alle dinamiche familiari e l'altra cosa eviteremo di penalizzare le donne nel loro percorso professionale.